this poison weevil tried to get in my soul. Buona giornata da Pillole d'Ambiente. Il Foro Regionale Veneto dei Contratti di Fiume e l'Associazione Intercomunale Brenta Sicuro vi danno il benvenuto alla nuova puntata. Ogni giovedì interessanti incontri di carattere ambientale. Il webinar Pillole d'Ambiente è nato nel 2020 come necessità per le restrizioni contro la pandemia ed è nel frattempo cresciuto, forte di oltre 2 anni, tantissimi ospiti e ben 85 puntate. Un grande ringraziamento all'editore di Radio Science, Rosario Moreno, per la diffusione della trasmissione su 20 emittenti digitali radio e tv e attraverso Media Center su mutina.com. La puntata si può vedere ed ascoltare anche su YouTube e Facebook di Brenta Sicuro e Forum Regionale dei Contratti di Fiume. Si possono anche rivedere tutte le puntate sin qui trasmesse. Ringraziamo di cuore il gruppo musicale del Five Places per l'inedita sigla iniziale e finale che per noi è creata e che bene rappresenta lo spirito di Pillole d'Ambiente, Delta River, ovvero Fiumi Sporchi, un invito ad occuparci dei nostri corsi d'acqua, a rispettarli, ad amarli, come del resto a rispettare l'ambiente, il suo complesso. Oggi in trasmissione abbiamo il piacere di avere come ospite, è un graditissimo ritorno, Massimo Bastiani, coordinatore del tavolo nazionale dei contratti di fiume. L'argomento trattato oggi è nuova programmazione, opportunità e sviluppi dei contratti di fiume italiani. A questo punto io lascio la parola ad Alessandro per una presentazione un pochino più approfondita e poi a seguire l'ospite. Allora, buonasera a tutti i nostri radiospettatori, buonasera a Mario Zamboni, presidente di Brenta Sicuro e co-conduttore di questa trasmissione, al nostro regista Rosario Moreno, che non si vede, non si sente, ma c'è e gestisce la nostra trasmissione da tanto tempo, da oltre 2 anni, ricordava Mario Zamboni. Questa è intorno all'85esima puntata, è un recupero di una puntata che dovevamo fare qualche giorno fa. E buonasera naturalmente all'ospite graditissimo e prestigioso, il professor Massimo Bastiani, che mi concederà, visto l'amicizia che ci lega, di dargli del tu, anche se magari qualche spettatore storcerà il naso, ma mi permetti, Massimo, di poterti dare del tu in trasmissione, vero? Assolutamente sì, ci mancherebbe. Benissimo, allora Massimo Bastiani è il coordinatore del tavolo nazionale dei contratti di fiume. Il tavolo nazionale dei contratti di fiume è un luogo, è un consesso in cui si incontrano le comunità dei fiumi in Italia e che sono animate allora queste comunità dalla volontà di perseguire dei processi di democrazia partecipativa, i contratti di fiume per l'appunto, finalizzati al miglioramento delle componenti ambientali, delle componenti ambientali dei fiumi e del territorio. Allora il tavolo nazionale dei contratti di fiume, beh, partiamo da prima, l'esperienza del tavolo dei contratti di fiume in Italia è stata importata nel 2002, il tavolo si riunisce dal 2007, siamo arrivati, se non sbaglio, all'11esima o alla 12esima edizione di questo consesso, no, delle comunità dei contratti di fiume in Italia. Ed è un percorso che ha avuto una propria evoluzione, anche dei riconoscimenti giuridici, e quindi questa sera chiediamo a Massimo Bastiani. Massimo, io stesso sono stato un coordinatore di uno, ne ho seguiti molti di questi processi di contratti di fiume, sia a livello tecnico, ecco, sia a livello politico, e mi hanno entusiasmato, però devo dire la verità, anche per le mie esperienze, e ci riflettavamo qualche giorno fa, questi processi hanno avuto momento di sviluppo, di entusiasmo pionieristico, adesso forse è un momento anche di riflessione, dicevamo addirittura di regressione forse, non lo so. Cosa ci puoi dire, Massimo, in breve, perché so che anche tu sei molto impegnato, come si è evoluto dal 2020 ad oggi questo processo, quali sono le opportunità anche di finanziamento legate alla programmazione, no, diciamo così, europea,
e quale opportunità ci offre questo strumento anche a chi ci segue e ne sente per la prima volta a parlare di questo strumento qui, sapendo che ogni giorno purtroppo arrivano notizie inquietanti anche dal Veneto, anzi direi soprattutto dal Veneto per noi che siamo, che abitiamo qui, sulle condizioni, sulle pessime, diciamo così, ecco, stato ecologico dei nostri corsi d'acqua. Magari se avanziamo un po' di qualche minuto, poi parliamo appunto anche di questo, cioè delle segnalazioni di questo report fatto dall'ARPA sui corsi d'acqua del bacino scolante della Laguna di Venezia, tra cui proprio il Merlo, il Marzenego, processi su cui sono stati, cioè, scusa, corsi d'acqua sui quali sono stati attivati anche dei contratti di fiume. E naturalmente c'è tutta la partita del deflusso ecologico e tante altre questioni su cui parlare. Allora lasciamo la parola adesso a Massimo Bastiani che ci illustra un po' appunto l'evoluzione di questi processi nell'ultimo periodo. Prego Massimo, a te la parola. Grazie Alessandro, mi aiuterò con qualche diapositiva soltanto per introdurre dei concetti cardine, per focalizzarli. Il primo, un po' stimolato anche dalla tua domanda, cioè qual è il rapporto tra il tavolo nazionale dei contratti di fiume e l'attuale gestione appunto dei bacini idrografici in Italia e come i contratti di fiume hanno potuto dare un contributo a questa gestione. Vorrei quindi soffermarmi su tre cose che ho imparato in questi anni. Li ho chiamati tre presupposti. Il primo presupposto è che ogni teoria deterministica, cioè che ogni teoria che tenta di semplificare al massimo quelle che sono i segnali, quelle che sono gli elementi naturali, è destinata amaramente a fallire. Perché? Perché non tiene conto del fatto che i sistemi naturali in particolare, ma anche i sistemi umani, sono sistemi complessi. Ho voluto mettere questa frase abbastanza nota di Conrad Lorenz, perché era nel 1972 l'aveva messa come titolo proprio di un suo convegno. Può il batter d'ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in Texas? E ho voluto completare questa frase di per sé abbastanza evocativa con una rete che viene utilizzata per la network analysis, cioè una rete che analizza le relazioni sociali, cioè gli effetti che le relazioni sociali e che le nostre azioni possono fare su un territorio rispetto all'ambiente naturale valicano addirittura sia i confini nazionali ma sia la portata dell'azione stessa. Hannah Arendt diceva: le azioni che noi facciamo possono avere nel futuro risultati o effetti a noi oggi che quelle azioni compiamo totalmente sconosciute. Quindi vuol dire che ognuno di noi è responsabile. Se una farfalla può essere responsabile di un tornado in Texas, pensate quanto le nostre azioni incidano su quello che il nostro ambiente succede, cioè non possiamo scaricare queste responsabilità su nessun altro. Il secondo presupposto riguarda la piramide delle responsabilità. Normalmente siamo abituati a sentirci dire che chi è al vertice basa in maniera stabile sui cittadini, su quelle che sono le comunità. Beh, ecco, questo discorso in qualche modo va rivisto. Probabilmente dobbiamo cominciare a considerare che la piramide venga rovesciata, cioè che la base sia il vertice più alto della piramide, cioè che alla base ci siano appunto le comunità. Io ho scritto qualche tempo fa alcune cose su questo che volevo ricordarvi. La delega totale della responsabilità rappresenta di per sé un rischio in quanto allontana l'uomo dalla consapevolezza del suo agire, rendendo ogni sua azione scissa dagli effetti che produce. Una gestione totalmente delegata dei fiumi diventa responsabilità delegata e viene restituita alle comunità in forma di vincolo. E il vincolo è di fatto la negazione della responsabilità.
Cioè io sono obbligato da un vertice a fare determinate azioni che poi non compio, ma questo ordine così strutturato mi toglie le responsabilità, perché io sono obbligato, quindi non sono responsabile, cioè mi punisce la legge in qualche modo se agisco in maniera contraria a queste regole comuni, ma il fatto che io sia responsabile rispetto per esempio alla qualità dell'acqua in un fiume piuttosto che alla presenza o meno di rifiuti lungo il suo corso è un problema che mi tocca solo marginalmente da un punto di vista della responsabilità. Ma se vogliamo rovesciare la piramide, la responsabilità deve assumere un ruolo fondamentale. Guardate, c'è un passaggio interessante proprio tra la gestione giurisdizionale che è stata quella medievale e quella più moderna, cioè il portare diciamo la responsabilità a livello di ognuno era la base diciamo dei liberi comuni. Cioè ognuno era responsabile dello spazio davanti alla strada, davanti alla propria abitazione e il libero comune era invece responsabile della strada nella sua interezza. Terzo presupposto è la necessità di invertire la rotta, in particolare per quello che riguarda la pianificazione territoriale. Ecco, noi siamo sempre più concentrati su quelle che sono le aree urbane, giustamente, anche perché, per esempio, come segnalava anche Alessandro, le aree urbane sono responsabili di caricare, diciamo, attraverso i canali, attraverso quindi anche non solo i fiumi, ma anche tutte quelle che sono le derivazioni fluviali o che confluiscono nei fiumi. Tutta una serie di inquinamenti, di essere responsabili di fenomeni di inquinamento che dai fiumi poi passano ai mari. Mi riferisco in particolare per esempio al caso delle microplastiche, cioè la maggior parte delle microplastiche vengono caricate proprio tramite canali e quant'altro in ambito urbano. Però non dobbiamo considerare gli spazi urbani come la guida del resto del territorio, ma è esattamente il contrario. Giovanni Astengo, noto urbanista di tanti anni fa, in un libro che si chiamava Urbanistica e Agricoltura, richiamava proprio questo concetto, cioè il fatto che gli spazi aperti, l'urbanistica non può concentrarsi solo sugli spazi urbani, ma deve concentrarsi sull'organizzazione della collettività. E quindi questa organizzazione della collettività risente fortemente di quello che la stessa collettività compie nei confronti, per esempio, delle trame verdi e blu del territorio. Cioè acqua e elementi naturali diventano gli elementi ordinatori della città. Cioè la città, come vedete nell'immagine di sinistra, la città di solito è rappresentata anche nella rappresentazione urbanistica come dei rossi, degli arancioni e dei gialli nell'ambito di bianco. Cioè il territorio è un'area bianca, vengono utilizzati spesso dei retini bianchi, cioè non vengono considerati. Quindi questo la dice lunga sul fatto che tendenzialmente sia un territorio a disposizione o quantomeno un territorio, no, oggetto di conquista. Ora, questo non può più esistere, la Commissione europea stessa ci ha detto che le città non possono più estendersi, ma devono semmai compattarsi, questo almeno entro il 2050, quindi quello che noi facciamo appunto al nostro territorio è quello che noi facciamo a noi stessi, cioè è l'effetto appunto del battito d'ali, cioè effetti anche secondari all'esterno delle città. Ci porta conseguenze gravissime nella nostra appunto sopravvivenza, cioè il fenomeno che magari poi ci ritorneremo, ma il fenomeno per esempio della carenza idrica è un esempio abbastanza palese di tutte le cose, è una conseguenza abbastanza palese delle cose che vi ho illustrato fino adesso. I contratti di fiume stanno andando avanti in Italia. Ci sono più di 200 contratti di fiume attivati, ce ne sono 50 circa che sono giunti a sottoscrizione. I contratti di fiume sono nei piani di gestione delle autorità di bacino, sono nella maggior parte delle leggi regionali e province autonome. Cioè
Potremmo dire che esiste, tra l'altro, un osservatorio nazionale dei contratti di fiume presso il Ministero della Transizione Ecologica, quindi diciamo che il quadro generale del riconoscimento dei contratti di fiume è quantomeno abbastanza chiaro e definito. Come tavolo nazionale nel 2015 abbiamo fatto i requisiti qualitativi di base. Questa è una cosa molto importante perché grazie a questi requisiti qualitativi oggi in tutta Italia i contratti di fiume hanno una processualità che è simile. Quando abbiamo iniziato in qualche modo a occuparci di contratti di fiume nel 2007, diciamo che gli approcci erano abbastanza diversi e per contratto di fiume si poteva intendere una qualsiasi cosa. Questa sequenza processuale dà la possibilità a chiunque di verificare poi se quel contratto di fiume segue o meno questa processualità, quantomeno. Al centro di questa processualità io ritengo che abbiamo anche imparato che ci sia la diagnostica partecipativa, cioè il fatto che si condividano conoscenze e che si condividano anche criticità dei territori o anche valori da, appunto, da portare avanti. La diagnostica partecipativa è la base del mettere in comunicazione le comunità. Una volta in un laboratorio partecipato qualcuno disse con soddisfazione: finalmente le tribù si parlano. Ecco, questa cosa delle tribù è abbastanza esplicativa perché ci sono i fiumi che degli ingegneri idraulici che hanno un certo tipo di conoscenze, sono i fiumi dei pescatori, i fiumi dei canoisti, ci sono i fiumi dei biologi, ci sono i fiumi degli amministratori pubblici, cioè di chi sta sul fiume, di chi vede il fiume da lontano, di chi in qualche modo è responsabile poi del futuro di quel fiume da un punto di vista amministrativo. Ecco, uno degli obiettivi principali è che queste diverse voci possano dialogare tra di loro. Sempre nel 2015, in qualche modo con un emendamento fatto al collegato ambientale della legge di stabilità del 2016, i contratti di fiume entrano nel codice dell'ambiente. Vorrei sottolineare due cose. Una, che rimane la volontarietà. Il fatto che questi contratti di fiume, io delle volte vedo anche una difficoltà nell'approcciarsi ai contratti di fiume da parte o delle amministrazioni o delle comunità locali, ma visto che questi sono processi volontari si possono sempre non fare, cioè nel momento in cui io scelgo, è come in un matrimonio, nel momento in cui vado verso il matrimonio nessuno mi obbliga a farlo, ma se lo faccio poi devo rispettare una serie di regole. Ecco, questo è il punto, però posso tirarmi indietro in qualsiasi momento e decidere di non farlo. Io ho visto dei processi di contratto di fiume interrompersi, ho visto dei processi di contratto di fiume interrompersi e riprendersi, insomma, diciamo che però l'importante sarebbe la convinzione che questo processo effettivamente in quella comunità sia utile e questo credo che riguarda la volontarietà del processo stesso. L'altro punto riguarda invece la possibilità che le azioni che normalmente si possono fare su un fiume o un territorio fluviale all'interno del contratto di fiume possano essere valorizzate in forma integrata, cioè le azioni del canoista, le azioni del pescatore, le azioni dell'amministrazione comunale, le azioni del governo devono riuscire ad avere una sinergia tra di loro, perché se no sono inutili. Ritorniamo al concetto che dicevo precedente, cioè non c'è un problema e una soluzione, ci sono tanti problemi e tante soluzioni, oppure c'è un problema ma per lo stesso problema ci sono tante soluzioni, quindi non possiamo più illuderci perché questo modello ha ormai nel tempo fallito, perché se ancora dobbiamo occuparci di sicurezza fluviale, ancora dobbiamo occuparci di qualità delle acque, vuol dire che qualcosa non ha funzionato, vuol dire che nel nostro impianto legislativo le azioni che fino ad oggi abbiamo portato avanti da sole non sono,
non si sono dimostrate sufficienti. Quindi l'approccio è strategico e l'approccio è integrato. È un approccio win-win. Il 12 settembre del 2014, quindi sulla scorta di queste cose, anche che dicevamo, nella necessità di strategie integrate, l'articolo 7 definisce, l'articolo 7 del cosiddetto Sblocca Italia, definisce proprio la necessità di che questi interventi integrati abbiano una destinazione di almeno del 20% delle risorse destinate dalle regioni a interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico. Tant'è che Erasmo D'Angelis nel suo libro Fuori dal fango scrive rispetto a questo è stato fatto uno strumento che dovrà cambiare la capacità dei contratti di fiume di poter attuare le proprie strategie. Ecco qui devo segnalare obiettivamente una criticità, perché questo non è successo. Non è successo anche perché le regioni in molti casi hanno preferito tirar fuori dai cassetti i progetti di 10-20 anni fa e ricaricarli perché sì e perché venissero finanziati, dandogli una spolverata e un'idea di integrazione che di fatto non poteva esserci, invece di ascoltare di più i territori. Ecco, questo purtroppo è un fenomeno che ha penalizzato questa possibilità. È evidente che da soli i contratti di fiume, se non sono in un rapporto sinergico con le regioni e le autorità di bacino, fanno difficoltà. Devo dire che molto spesso ho visto un interesse maggiore da parte delle autorità di bacino distrettuali che da parte di diverse regioni, cosa che ovviamente non è generalizzabile, nel senso che alcune regioni hanno provato a fare questi percorsi, come vedremo, altre regioni invece sono più volute rimanere, insomma, in un approccio che è quello appunto dei problemi, dei singoli problemi o delle singole soluzioni. Cioè, una delle prime volte che ho incontrato Alessandro Battaro è quando aveva creato un confronto con Luigi Dal Paus sul dittatore idraulico, la democrazia o versus democrazia dell'acqua. Non c'è probabilmente un conflitto tra le due cose, nel senso che il dittatore idraulico funziona nel momento in cui c'è un problema e una soluzione, ma un problema e una soluzione purtroppo non c'è quasi mai. Lo stesso Dal Paus in una chiacchierata una volta raccontava appunto che per mettere in sicurezza il territorio della regione Veneto non sarebbe bastato neanche utilizzare tutte le aree aperte. Che cosa vuol dire questo? Le aree ancora libere. Questo vuol dire che il territorio, che non il territorio del Veneto, ma in generale il nostro territorio nazionale, non funziona. Quindi che il territorio produce una pressione tale che le misure che vengono messe in campo non sono in grado appunto da sole di potervi fronteggiare. In alcuni territori, dicevo appunto, invece si è tentato di mettere in pratica questa opportunità data dalla legge. In particolare mi riferisco in questo caso a titolo esemplificativo del contratto di fiume Olona Bozente Lura, dove è stata realizzata un'area di laminazione sulla sponda destra dell'Ura per 340.000 metri cubi in attuazione di un programma del Ministero dell'Ambiente Regione Lombardia. Questo è un intervento che ha consentito di laminare le acque contemporaneamente all'interno delle vasche di laminazione, di fare una depurazione di quelle acque e contemporaneamente di avere un'area parco o un'area ricreativa fruibile dai cittadini. Ci siamo accorti che c'erano comunque, nonostante tutto, delle cose ancora da portare avanti, anche per chiudere insomma il quadro generale delle possibilità che potevamo offrire ai contratti di fiume. Ecco, nel novembre del 2020 in Commissione Ambiente della Camera dei Deputati è stata portata una risoluzione al quale il Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume ha collaborato in maniera abbastanza determinante,
che è sfociata appunto in una risoluzione. Voglio farvi presente che i contratti di fiume non hanno colore. I contratti di fiume non hanno colore perché questa stessa risoluzione è stata approvata all'unanimità da tutte le forze politiche presenti all'interno appunto del governo. Quindi questo è una cosa che voglio sottolineare perché ci fa capire che non è che le regioni di sinistra non fanno i contratti o li fanno male o quelle di destra li fanno e li fanno bene. Cioè non esiste questo ragionamento, esiste il fatto che questa esigenza è sentita in questo momento da tutto l'arco politico nazionale. All'interno di quella risoluzione si ponevano alcuni punti. Il primo, lo sviluppo di partenariati pubblico-privati all'interno dei contratti di fiume. Cioè l'obiettivo che ci poniamo è che i contratti di fiume possano diventare sempre di più dei soggetti anche non solo coinvolti nelle decisioni, ma anche soggetti progettanti e attuatori. L'altro punto è che chiedevamo un potenziamento reale dei progetti integrati, dando appunto priorità alle infrastrutture verdi e blu. Chiedevamo poi la possibilità di accedere ai fondi da parte dei contratti di fiume ai fondi del PNRR. Inserire i contratti di fiume nell'accordo di partenariato, promuovere interventi di manutenzione idraulica sostenibile e periodica dei bacini e sottobacini idrografici che vedevano i contratti di fiume come protagonisti. E infine sollecitare le regioni perché inseriscano all'interno della loro programmazione regionale appunto strumenti anche finanziari per supportare i contratti di fiume. Che cosa è successo? Intanto in parte siamo entrati nel PNRR, diciamo anche direttamente. Mi riferisco all'articolo 36 ter del comma 9 del decreto legge 31 maggio 2021, convertito poi in legge con la 108, in misura di semplificazione e accelerazione del contrasto al dissesto idrogeologico. Ecco, questo articolo di legge ci dà la possibilità ai contratti di fiume di poter realizzare interventi di manutenzione idraulica sostenibile e periodica dei bacini e sottobacini idrografici. Mi preme ricordare, ad esempio, che in Regione Marche, nel contratto di fiume del MISA, all'interno dell'accordo di manutenzione fatto da una serie di associazioni, è stato possibile già dar vita a questa formula di manutenzione, ma in tantissimi altri territori lo voglio segnalare perché ci potrebbe essere appunto la possibilità di portare avanti questa tipologia di interventi. Tutto ciò nasce un po' dall'esperienza che abbiamo fatto, cioè il fatto che le associazioni di agricoltori, le associazioni di agricoltori all'interno dei contratti di fiume, in numerosi contratti di fiume, hanno avuto proprio questo ruolo rispetto alla manutenzione idraulica sostenibile. Ecco, qui vi porto un esempio del contratto di fiume del Serchio in Regione Toscana, dove un progetto di agricoltori custodi del territorio, appunto, con dei fondi, in questo caso prima della legge di cui parlavo, con dei fondi del PSR di Regione Toscana, avevano la possibilità di cofinanziare la manutenzione, appunto, per esempio, di quelli che sono i piccoli corsi d'acqua di alta quota, di media di collina, di alta collina e di montagna. Arriviamo poi alla politica di coesione 2021-2027. Ecco, credo che abbiamo trovato nella nuova politica di coesione sicuramente un grande appoggio, cioè le cose che dicevamo ci fa piacere perché sono le stesse che troviamo poi nella politica di coesione, nella nuova politica di coesione. Vorrei cogliere due aspetti della politica di coesione. Il primo riguarda l'obiettivo strategico di Policy 2, un'Europa più verde. Qui si parla di rischio idrogeologico, qui si parla di cambiamenti climatici e quindi ci sono tutta una serie di misure che potete immaginare, insomma, a contrasto o quantomeno per contrastare appunto la situazione attuale.
L'obiettivo strategico di Policy 5 invece pone l'accento sulla governance, un'Europa più vicina ai cittadini. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che la transizione ecologica nulla può se non diventa transizione sociale, cioè se i cittadini, come dicevo all'inizio della mia chiacchierata, non vanno, no, al vertice, alla base capovolta, alla base capovolta di quella piramide che vi mostravo prima. Si tratta di un obiettivo politico e territoriale trasversale, questo dell'Europa più vicina ai cittadini. Si tratta di un sistema che deve trovare appunto formule attuative con degli strumenti territoriali. Si parla di ITI, si parla di leader, si parla di gruppi di azione locale, però si potrebbe anche parlare di contratti di fiume. Quali sono i requisiti? Intanto avere un'area obiettivo, per esempio, no? Cioè individuare i bisogni delle comunità locali, avere un approccio integrato, e questo lo abbiamo più volte richiamato, avere strategie territoriali e locali. Ecco, le grandi strategie europee necessitano di essere territorializzate, portate alla scala locale, perché se no parlare di cambiamento climatico non vuol dire assolutamente nulla, cioè mi lascia così, tant'è che abbiamo minacciato dai primi anni 70 l'arrivo del cambiamento climatico, la gente se ne è entrato da un orecchio e gli è uscito dall'altro, perché sono parole che non riescono a bucare la quotidianità delle persone. Ecco, la selezione dei progetti, cioè quali sono le priorità. Le priorità le trovano comunità responsabili. Le priorità sono frutto di una decisione presa da comunità responsabili. E infine il partenariato. Cioè è finito anche qui il tempo, purtroppo per fortuna, come è finito il tempo di un problema una soluzione, è finito anche il tempo di io ho le risorse, quindi io faccio. Le risorse non è più possibile utilizzarle come venivano utilizzate prima. Cioè anche il PNRR pone dei vincoli all'utilizzo delle risorse che in qualche modo non corrispondono più alle modalità che usavamo un tempo. Quindi dobbiamo immaginare che queste risorse devono essere fruite attraverso partenariati ad hoc. Grazie a questa contingenza, insomma, particolare che si è manifestata, siamo riusciti a far inserire i contratti di fiume nell'accordo di partenariato. Dico così perché nella prima versione non c'erano. Nella seconda versione li abbiamo trovati e nella terza versione che dovrebbe essere che è oggetto della negoziazione, ma che dovrebbe essere sottoscritta dall'Unione Europea e dall'Italia molto presto, nella versione del 10 giugno 2022, i contratti di fiume ci sono. Ci sono perché appunto sono funzionali proprio a quell'obiettivo di transizione ecologica e transizione sociale di cui parlavo prima. E qui si dice esattamente, nel testo dell'accordo di partenariato, non si parla di contratti di fiume, si dice saranno valorizzate le iniziative progettuali di tutela ambientale fondate su strumenti partecipativi, ad esempio i contratti di fiume o altri strumenti volontari, in quanto in grado di responsabilizzare operatori e comunità locali nella corretta gestione delle risorse naturali. Cioè i contratti di fiume trovano una nuova casa, che è quella probabilmente dei progetti di comunità. Cioè nell'ambito più ampio dei progetti di comunità, i progetti di fiume diventano progetti pionieri, perché in Italia un amministratore accorto dovrebbe considerare appunto che hanno comunque una sperimentazione nel bene o nel male che va avanti dall'inizio degli anni 2000. Lo stesso lavoro lo stiamo facendo con il piano strategico nazionale della PAC. I contratti di fiume attualmente sono citati più volte in questo piano strategico nazionale. Quali opportunità di diffusione sul territorio appunto di azioni ambientali collettive di cooperazione per lo sviluppo del territorio in sinergia con la strategia delle aree interne. Devo dire che abbiamo avuto recentemente
audizione al Senato della Repubblica in Commissione Agricoltura, nel quale abbiamo potuto appunto spiegare come gli agricoltori all'interno dei contratti di fiume, ma sempre per citare le Marche, posso parlare degli accordi ambientali d'area che sono diventati degli strumenti per valorizzare reti ecologiche e difesa dal rischio idrogeologico appunto all'interno di diversi contratti di fiume marchigiani, ma questo è avvenuto anche in altri territori, gli agricoltori possono assolutamente diventare soggetti attuatori di misure del contratto. Ci sono molti obiettivi, vi voglio sottolineare l'obiettivo specifico 4 su mitigazione e cambiamenti climatici, l'obiettivo specifico 5 gestione delle risorse naturali come acqua, suolo e aria, obiettivo 6 tutela della biodiversità, servizi ecosistemici, preservazione di habitat e paesaggi, ma poi anche l'obiettivo generale 3 rafforzare la resilienza e la vitalità dei territori rurali. Bene, e vado verso la conclusione. I contratti di fiume devono poter essere in qualche modo misurati in un loro loop positivo. Se immaginiamo appunto, come abbiamo detto, le comunità come determinanti del loro futuro, queste comunità possono esercitare o meno maggiori o minori pressioni. Se tutti teniamo aperto per un'ora la doccia prima di farla, solo per scaldare l'acqua alla temperatura giusta, oppure per lavare i piatti teniamo aperto per mezz'ora il nostro rubinetto e via discorrendo, oppure se non facciamo una politica accorta, per esempio di manutenzione della rete idrica, che come ben sappiamo mantiene pochissima acqua, se non lavoriamo sulla permeabilità urbana e via discorrendo, probabilmente le nostre comunità saranno o determineranno non minore pressione, ma maggiori pressioni. Quindi maggiori dispersioni, se vogliamo parlare di carenza idrica, su quelle che sono le risorse idriche. Chi determina le pressioni? La pioggia? Pensate davvero che per renderci conto di come gestire le risorse sia sufficiente guardare il cielo, piove o non piove? Siamo in grado di trattenere l'acqua? Come la tratteniamo? Come lavoriamo sul ciclo dell'acqua, al di là di quanto piove e quanto non piove? È evidente che poi in un loop malvagio i cambiamenti climatici e l'innalzamento delle temperature ci portano ad acuire maggiormente appunto lo stato del sistema naturale, però noi ne determiniamo il collasso volendo, oppure possiamo determinarne un alleggerimento di queste pressioni. Ecco, lo stato è questo famoso diagnostica che noi dobbiamo rendere partecipativa, cioè a che punto siamo, quali sono i nostri problemi, quali sono i nostri problemi veri, perché io non saprei come contribuire al cambiamento, a mitigare o a adattarmi al cambiamento climatico, però so fare altre cose, io posso fare altre cose che possono contribuire a quella partita lì. Ecco, dobbiamo portarle alla scala delle persone e alla scala anche locale. Tutto questo produce quindi delle politiche, queste politiche si devono tradurre in risposte che possono in qualche modo migliorare gli impatti. Io non ho più acqua da bere, questo è un impatto. Io non posso più fare il bagno nel fiume, questo è un impatto. Insomma, l'efficacia dei contratti di fiume si può dimostrare solamente se virtuosamente, e non solo virtuosamente, perché i contratti di fiume sono, credo, pronti a farlo, ma se tutti insieme in qualche modo capiamo che possono essere uno strumento utile, realmente utile in questo senso. Ecco, e vado alla mia ultima diapositiva. I contratti di fiume, nella mia visione, sono attivatori e attuatori di politiche pubbliche. Chi determina le politiche pubbliche se non le comunità? Chi elegge i nostri rappresentanti se non le comunità? È evidente quindi che le comunità sono
per delega o per rappresentazione diretta sono attivatori e attuatori di politiche pubbliche, però sono in grado di portarle, appunto, dicevo, alla scala locale. Però le politiche pubbliche devono credere nei contratti di fiume. Le politiche pubbliche devono mettere a disposizione fondi strutturali, investimenti e dare priorità e incentivi. Io ho sentito alcune volte dire belli i contratti di fiume, sì, assolutamente mi piacciono, ma non ci investo. Questo detto da alcuni amministratori. Beh, se non ci investi diventano chiacchiere al bar. È chiaro che se io faccio un processo che oltretutto faccio volontariamente, cioè nessuno mi obbliga, nessuno mi promette niente, ma io lo faccio proprio perché sono cittadino responsabile di quella piramide rivoltata, e nel momento in cui si attuano le scelte, le strategie sul territorio, io penso ad altro. Cioè mi dimentico... scusate che devo mettere, se no mi... Ok. Arrivati a quel punto io mi trovo appunto nella condizione di non avere poi le risorse per attuare le misure, quando invece non dovrei chiedere le risorse, perché le risorse dovrebbero essere programmate in quel percorso virtuoso che è il contratto di fiume. Infine, i contratti di fiume, una volta attuati, possono diventare un utile strumento di monitoraggio. Perché? Perché le azioni, il successo o l'insuccesso di determinate azioni possono poi nel futuro incidere sul miglioramento delle politiche pubbliche. Ecco, io credo che bisogna assolutamente, come dire, guardare al futuro con occhi diversi. Nessuna società che fallisce, qualsiasi società che fallisce, inizia di nuovo a fare gli stessi errori che ha fatto nel passato e che l'hanno portato al fallimento. Perché per noi non può essere così. Grazie. Grazie a te, Massimo. Adesso so che tu hai pochi minuti, 5 minuti, però ti ringraziamo, ti ringrazio io naturalmente di questa didascalica anche percorso che ci hai fatto, molto concentrato, per cui dovremmo anche rivederlo un po' per anche assorbire, ecco, alcuni concetti, la possibilità appunto magari anche noi di attivarci con le opportunità che ci hai illustrato, la politica di coesione, vari strumenti. Però mi prevedo di farti questa osservazione. Io seguo da molto tempo questi percorsi dei contratti di fiume. In Veneto ne abbiamo attivati molti, da una decina d'anni. Molti di questi purtroppo hanno tralignato da quelli che erano gli obiettivi, ma anche gli stessi criteri qualitativi di base. Addirittura in alcuni si è anche disgregato il partenariato. Ad esempio, come è possibile fare un contratto di fiume quando manca, ad esempio, un soggetto importante come il consorzio di bonifica? Certo che si possono fare ugualmente, ma quando un soggetto come il consorzio di bonifica, che ha competenze sul 75%, diciamo così, dei aspetti ambientali, poi non viene coinvolto, come si fa a fare un contratto di fiume? Il contratto di fiume che abbiamo attivato in Veneto, cioè il contratto di fiume della Brenta, della Piave, del Marzenego, del Meolo, sono un po' tutti quanti questi, Meolo Vaglio Museste, sono tutti, come dire, si sono interrotti a un certo punto di questo percorso. Cosa possiamo fare adesso? Potresti suggerirci una strategia per riattivare questi processi, anche perché si è innescata in qualche misura anche un conflitto stesso anche tra i soggetti che magari, come me, parlo per me, diciamo così, vorrebbero continuare nel percorso ortodosso dei contratti di fiume e chi invece magari pensa che il contratto di fiume sia soltanto un modo per, come dire, sia un simulacro, ecco, che poi, come dicevi tu, riempie con dei progetti che sono dormienti da 20 anni. Non so, ad esempio, mi ricordo che per quanto riguarda
le casse di espansione sulla Piave, il ministro allora Costa aveva suggerito un percorso, anzi un dibattito pubblico alla francese, con lo, diciamo, nella forma del contratto di fiume, e poi insomma in realtà si è innescato un meccanismo conflittuale tra la regione, che non voleva farlo il contratto di fiume, e il ministro, che invece diceva fate il contratto di fiume per decidere insieme. Allora, in mezzo a questa dinamica, in cui addirittura, insomma, qualche volta mi sembra che addirittura anche i soggetti, come dire, delle associazioni ambientaliste, qualche volta mi sembra che siano, come dire, poco propensi a sostenere questo tipo di processi. Insomma, per esempio il caso in Veneto di Legambiente Veneto. Ma Legambiente Veneto è un caso un po' particolare, addirittura è acquiescente rispetto alle deroghe chieste sul deflusso ecologico, un caso stranissimo, ma vabbè, succede anche questo in Veneto. Cosa puoi dirci, Massimo, per riattivare questi percorsi? Intanto credo che i tavoli di discussione debbano essere sempre tenuti aperti, nel senso che non bisogna avere paura di parlarci, perché il fatto che ci sia la negazione di parlarsi, cioè fa prevalere posizioni al posto degli interessi. Se vuoi sapere come la penso, non mi tiro indietro dal fatto di dire che in Veneto ho visto molto spesso le posizioni sovrastare gli interessi, cioè a dire io tengo una determinata posizione al di là del fatto che l'interesse collettivo dovrebbe essere prioritario. Mi spiego meglio. Se l'interesse è la sicurezza idraulica, credo che su questo siamo tutti d'accordo. Non vedo o consorzi o regioni o associazioni ambientaliste o altro. Il punto è sul come ottenere risultati di sicurezza idraulica. Allora, se noi partiamo dalle posizioni, andiamo allo scontro. È evidente, io la vedo così, tu la vedi così, e intanto come in alcuni casi di progetti che sono fermi dagli anni 60, la soluzione non viene fuori. Ora, secondo me bisognerebbe che tutti facessero, proprio nella logica del contratto di fiume, facessero uno sforzo per partire non tanto dalle dimenticando le proprie posizioni, ma muovendosi nella direzione degli interessi, interessi che poi sono interessi collettivi. Questo secondo me per quanto riguarda alcune tematiche particolarmente conflittuali anche in questo momento in Regione Veneto. Per quanto riguarda l'attuazione dei processi locali o meno dei processi locali, è chiaro che diciamo non è così scontato che un contratto di fiume segua una direzione piuttosto che l'altra, però il contratto di fiume è uno strumento da una parte adattivo e dall'altro è uno strumento che noi spesso definiamo come incrementale, cioè a dire un contratto di fiume firmato non è un contratto di fiume chiuso, è giusto quello che tu dici, cioè avere una forma liturgica. Aiuto, abbiamo perso Massimo. Possiamo Rosario, mi senti? Possiamo riprendere la linea con Massimo Bastiani o meno? Ecco. Sì, bene. Lascerei anche. Va bene, sì. Anche Marino, scusami se purtroppo volevo lasciare. Quindi ora Massimo è online. Volevo lasciare appunto anche a Marino Zamboni l'opportunità di intervenire questa sera su, in particolare magari non so se è interessato alla Brenta. Vediamo di recuperare, ecco, il collegamento col professor Massimo Bastiani. Eccoci qua. Eccolo qui con noi. Bene, Massimo, ci sei?
Ci sono, saltavo tutto. Allora sì, volevo lasciarti concludere il tuo discorso e poi lasciare l'opportunità anche a Mario Zampoli di farti un'ultima domanda. So che devi andare via fra poco, ma così... Sì, ecco, sì, perché ho alle 7:30 un'altra riunione. Bene, allora, dicevo, il vedere appunto, come tu dicevi, in maniera liturgica il contratto di Fiume può essere una distorsione, nel senso che l'obiettivo è quello di avere uno strumento che sia in grado di dare un miglioramento incrementale del territorio fluviale oggetto di contratto di Fiume. Quindi non è importante il contratto di Fiume come atto assertivo, ma è importante il contratto di Fiume come processo. Per cui io posso aspettarmi da qualsiasi contratto di Fiume che apparentemente ha siglato il proprio programma d'azione che vada avanti col perfezionare per esempio delle parti. Ti faccio un esempio del contratto di Fiume del Calic in Sardegna, il contratto di Laguna, scusami, del Calic in Sardegna, che chiude con un programma d'azione che non prevede azioni sull'agricoltura, perché le altre azioni erano mature, mentre il processo per quello che riguarda le dinamiche agricole, capisci bene su una laguna quanto siano determinanti per la qualità delle acque di lagunari, cioè viene lasciato più avanti, a chiudersi più avanti nel tempo, cioè il rapporto, il processo continua, quindi se ne chiude un pezzo, ma non è detto che il contratto di Fiume è chiuso, rimane aperto perché ci sono tante altre cose che possono essere messe dentro. Lo stesso programmazione può essere arricchito e non cambiato, cioè può rimanere quello e può essere arricchito, oppure può essere cambiato nell'ambito dei 2 o 3 anni, però può essere arricchito anche domani. Bene, grazie Massimo, lascio la parola a Marino adesso. Sì, beh, velocemente, visti i tempi, la netta impressione in Veneto è che non ci sia nessun tipo di discussione politica sui contratti di Fiume. Altra netta impressione è che con un cambio di assessorato, che è in carica ormai da 7 anni, si sia capito perfettamente che non c'è l'interesse a trattare il tema, che è visto come una fastidiosa appendice alle competenze di un assessore, di un assessorato. Questa è la netta impressione ed è fortemente provata poi dal fatto che appunto nella discussione regionale, politica, anche dell'opposizione, il tema contratti Fiume non entra molto di più nella discussione. Abbiamo avuto anche noi dei rappresentanti nazionali e di altre regioni, sento parlare in Lombardia, in Emilia Romagna, nel Lazio, di contratti di Fiume che si sono attivati e stanno proseguendo il loro percorso, mentre nel Veneto c'è proprio un silenzio assordante. Credo che l'unica trasmissione che tratta in maniera continuativa sia proprio Opinione d'Ambiente, così, con la nostra piccola realtà, insomma. Quindi questo è veramente molto triste e anche ci fa capire quanto la politica si ritagli di un territorio che poi, anche nel dialogo su altre tematiche ambientali, non c'è dialogo, cioè non si riesce a scalfire questa corazza che una certa istituzione si dà, o certe istituzioni si danno. Quindi più che una domanda è proprio una constatazione abbastanza triste, abbastanza poco costruttiva. Ecco. Quindi anche incontri che sono stati chiesti non hanno avuto nessuna risposta. Come agire in questa maniera? Cioè cosa si può fare dalla nostra, noi come muoversi? Io, come dicevo, credo che innanzitutto i contratti di Fiume sono strumenti volontari. Quindi se in questo momento Regione Veneto è in grado di portare avanti le proprie politiche senza il bisogno dei contratti di Fiume, ce ne faremo una ragione, cioè nel senso che io credo che non sia un problema dei contratti di Fiume, è una scelta libera
da parte di una regione. Ma non generalizzerei neanche, come ho detto all'inizio, in termini politici, perché in regione Abruzzo, per esempio, che è una regione in cui si è votato e che è passata da una tipologia di amministrazione di un determinato colore a un'altra tipologia di un altro colore, si è deciso di fare investimenti per 10 milioni di euro nella nuova programmazione sui contratti di fiume. Si è deciso, non a Lombardia, parliamo dell'Abruzzo, si è deciso di investire diverse centinaia di migliaia di euro per sostenere i processi dei contratti di fiume. Si è deciso di far sì che i programmi d'azione di quei contratti di fiume venissero portati in discussione in ambito regionale per essere oggetto di finanziamento del PNRR. Quindi evidentemente prendo atto che la Regione Veneto forse non ha bisogno dei contratti di fiume e va avanti benissimo lo stesso. Non c'erano prima, non ci sono ora, cioè è una, come dire, è una libera scelta territoriale. Ora mi domando, la stessa idea è quella che hanno i territori? È evidente che i territori possono soffrire dal fatto di vedere che la Regione, come voi dite, in questo caso non pone i contratti di fiume in un ruolo di particolare rilevanza. Però questo anche dipende dai territori. Evidentemente i territori, anche ai territori va bene l'attuale gestione. Se la gestione attuale dà dei risultati molto buoni, è in grado appunto di rispondere a tutte quelle che sono le criticità senza il bisogno che le comunità locali si attivino volontariamente e si mettano a disposizione per l'attuazione delle politiche pubbliche, allora in questo caso fa bene la Regione Veneto a fare quello che fa. Bene, insomma, abbiamo capito il messaggio sia per la regione sia per i territori, però perché c'è una responsabilità. Va bene, grazie Massimo, so che devi andare, quindi ti salutiamo, ti ringraziamo di questo contributo e ci sentiamo prossimamente, sperando che insomma riusciamo a riattivare un po' questi percorsi. Bene, viva i contratti di fiume. Viva i contratti di fiume. Grazie, ci sentiamo. Grazie. Ciao Massimo. Bene, a questo punto qualcosa da aggiungere, Alessandro? Sì, allora, oltre a ringraziare Massimo Bastiani per il suo intervento, per questa lezione di cui faremo tesoro, che dovremo riprendere, sarebbe opportuno ricordare che noi non desistiamo e continuiamo a sostenere questi processi di democrazia partecipativa, perché noi ci sentiamo responsabili di quello che avviene nel territorio e vogliamo dare il nostro contributo per risolvere le criticità che affliggono il territorio, a partire dal fiume. Partiamo dalla tutela di quelli che sono gli ambiti che ancora conservano una propria naturalità, i fiumi e i rilevati montuosi, e partiamo da quello per rigenerare anche l'ambito urbano. E ricordiamo tutte le attività, le iniziative che facciamo e che vogliamo ribadire questo concetto, cioè l'obiettivo di raggiungere il buon stato ecologico dei corsi d'acqua, la sicurezza idraulica, nell'appuntamento del 10 luglio. Il 10 luglio ci sarà il Big Jump, il tuffo in contemporanea in tutti i fiumi d'Europa alle ore 15, e quindi anche noi ci stiamo attivando con Brenta Sicuro, col Forum regionale dei contatti di fiume, con Open Canoe, Open Mind, con la Salsola, con la Giovane Montagna, eccetera. Stiamo cercando di organizzarci per celebrare tutti insieme questo momento, cioè il Big Jump, il tuffo nel fiume, 10 luglio 2022 alle ore 15 in contemporanea con tutte le comunità dei fiumi d'Europa. Bene, con questo messaggio sostanzialmente di speranza rispetto invece alla constatazione che i contatti di fiume hanno una situazione in Veneto abbastanza stabilizzata all'immobilità, quindi purtroppo non ci sono novità da questo punto di vista e non c'è interesse complessivo politico a portarli avanti, e speriamo di scalfire, ecco, questa
questa prassi che ormai dura da anni. E ringraziamo tutte le persone che ci hanno seguito oggi, che ci seguiranno nel differita. Diamo appuntamento con Pillole d'Ambiente a giovedì prossimo. Grazie e buona serata. Thank you.